Sono tante le situazioni complicate da affrontare, per questo Will chiede un tavolo anticrisi. Sì, perché la Giunta regionale sta facendo alcune cose buone di politica industriale per il futuro, ma se non si difendono oggi i posti di lavoro e le aziende in crisi, i settori in crisi, i territori in crisi, rischiamo poi che le costruzioni del domani non trovino più il tessuto produttivo che va difeso. Chi dovrebbe sedere a questo tavolo? Ma noi vorremmo che l'assessorato al lavoro e alle attività produttive insieme ad essere un punto di riferimento a tutte le crisi, facendo una selezione di quelle che vanno trattate a livello nazionale, di quelle che possiamo risolvere a livello regionale, di quelle che invece vanno affrontate soltanto dal punto di vista degli ammortizzatori e della ricerca di nuova occupazione. Una settimana fa il report di Confindustria sul primo semestre 2010 e l'annuncio di un documento condiviso per la prima volta dalle associazioni datoriali e le parti sociali. Ora questo documento è sul tavolo di chiodi. Il quale non ha ancora risposto espressamente alla richiesta di incontro, ha però fissato un appuntamento per il 17 sul documento di programmazione che potrebbe essere l'occasione di un confronto visto che parliamo dei prossimi tre anni.